Nell'universo verghiano, al centro di tutti gli sguardi, isolato, c'è spesso un personaggio. L'escluso, il diverso, Rosso Malpelo, il ragazzaccio, Ieli, il pastore solitario e ingenuo, tradito da tutti. E altri uomini che presto incontreremo, Ntoni Malavoglia, Mastro Don Gesualdo e anche una donna che non vuole stare al suo posto, la Lupa. Al villaggio la chiamavano la Lupa, perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagna, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio. Non ci venite più qui. Perché se tornate a cercarmi, come vero Dio, vi ammazzo. Finisci la via con le tue mani, un colpo solo. Con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella, solamente a guardarli, con quegli occhi da Satanasso. Ammazzami, perché io senza di te non posso starci. Fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Verga ha trovato la sua voce. Regredisce, si fonde nel cor popolare. È il cosiddetto artificio di regressione. L'artificio di regressione è proprio il fatto di non mettere in scena, nella narrazione, un narratore al di sopra dei personaggi, diciamo, e della società che viene ritratta, ma un narratore che parla, per così dire, allo stesso livello dei protagonisti. Quindi, in teoria, parla come il popolo che mette in scena, insomma. Non mostrando la sua cultura, che per esempio Verga ha, fortissima naturalmente, non mostrando questo, ma mantenendosi a quel livello lì. La voce costruita da Verga è straordinaria. Neanche per un attimo ci viene il dubbio che lui si schieri davvero con la voce pubblica. Sentiamo benissimo il suo giudizio, ancora più chiaro perché inespresso. Regredire non è facile. E Verga raggiunge i suoi effetti con un lavoro meticolosissimo. Per esempio, decide di non utilizzare quasi mai il dialetto. Usa in sostanza un italiano parlato.